buondì a tutti amici di Doppia Fizione. Siamo tornati in un nuovo vlog ad cazzum, perché oggi si va a riprendere il casco personalizzato a Ivrea dal nostro amico e faremo qualche vlog, soprattutto anche per la strada, perché ci sono strade fighe per andare giù, quindi magari faccio qualche video. Non potete capire il crocco che ho messo sulla GoPro, perché tipo nella Clio c'è un display per ascoltare la musica, il navigatore eccetera. Io gli ho messo la ventosa sul display perché non avevo voglia di metterla sul parabrezza, visto che l'avevo appena pulito. E niente, io direi che vi faccio vedere un po' di strada e poi arriviamo dal nostro amico e facciamo una bella reaction, perché io non ho ancora visto il video, non ho ancora visto il casco. E nel mentre dietro stanno sobbalzando i cerchi che devo portare giù, perché metto a posto anche i cerchi. E niente, io intanto giro qui senza uccidere nessuno. Potete vedere, sto guidando su praticamente in una tormenta di neve, perché oh mio Dio, le palle di neve che mi arrivano addosso. In più si sta staccando l'attacchino della GoPro e non ho voglia di fermarmi. Perfetto, per questo che tremo, se ve lo state chiedendo. E oltretutto è anche storto. Niente, siamo a 10 km da Ivrea. Io vi faccio ancora vedere un po' il paesaggio, anche se non si vede un c***o. Ragazzi, siamo appena usciti dall'officina del mio amico e mi ha dato il casco ed è una figata pazzesca, va che roba. Allora, praticamente è tutto nero con la striscia in mezzo che è camaleontica, del tipo che tipo TVR. Anche qua tutto personalizzato, doppia frizione, così almeno quando andiamo ai kart possono riconoscerci meglio. Ora io adesso me lo tolgo, perché sennò muoio dal caldo, anche se ci sono 3 gradi, e possiamo tornare a casa soddisfatti. E andate pure nel sito di Facebook CF Cubicature del mio amico Christian, che mi ha fatto il casco, e direi che possiamo tornare a casa con la GoPro che si sta togliendo. No!